Sono a Cogne, in Valle d'Aosta. Vedete che meraviglia, guardate, uno spettacolo incredibile. Prego la persona che mi sta cortesemente riprendendo di far vedere questo panorama che supera, è la realtà che supera la fantasia. E quando uno vede questi paesaggi meravigliosi, pensa al diritto alla vita, al diritto a respirare aria pulita. È nata a livello mondiale la Carta del Respiro, quella Carta del Respiro che riconosce il diritto alla vita, a respirare aria pulita e sana per ogni essere vivente. Un diritto che purtroppo viene calpestato, viene schiacciato, viene stuprato nella realtà di Taranto con questa ex Ilva assassina e con la complicità delle classi politiche che hanno permesso questo scempio. Ecco, nel mio animo c'è un contrasto enorme tra il vedere queste meraviglie, queste zone fantastiche e pensare ai fumi dell'Ilva, pensare al cammino E312, pensare ancora a quei tanti deficienti, scusatemi l'espressione, ce ne sono, che dicono come si fa a vivere se chiudiamo l'Ilva, dove andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare, viviamo di turismo, come si fa in queste zone? Qui c'è l'aria pulita, c'è la neve, ci sono le montagne, qui è il meraviglioso parco, appunto, che ospita il parco del Gran Paradiso, che ospita questa natura selvaggia, questa natura incontaminata. Ecco, voglio salutarvi da Cogne con una duplicità di sensazioni: la gioia, la bellezza di vedere una zona fantastica, una natura incontaminata, e la rabbia di vedere il mio territorio, il nostro territorio, violentato dall'Ilva e dalle classi politiche che si sono succedute. Ma sarà l'ultima volta in cui piangeremo, perché da giugno si cambia musica. Sono convinto che vinceremo le elezioni, daremo una spallata a quel mostro, a botte di ordinanza la chiuderemo. Non è fantapolitica, non è fantascienza, si tratta solo di rispettare la legge, di far applicare la legge. Una Taranto senza Ilva, per respirare, secondo la Carta del Respiro, quel diritto alla vita e al respiro che qui a Cogne si ha, si gode di quest'aria, e a Taranto invece...